Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti ragazzi, benvenuti nel nuovo appuntamento con la carriera allenatore con lo Stevenage. Mi dispiace se non ve l'ho portata per diverso tempo, però ragazzi ultimamente ho avuto un po' di problemi personali di cui non sto ovviamente qua a parlare, e quindi ho faticato enormemente a portare contenuti che richiedessero un lavoro molto molto grande dietro, come appunto la carriera con lo Stevenage. Però io vi chiedo tantissimi mi piace qui sotto per una nuova puntata con lo Stevenage. Se questo video raggiungerà un numero altissimo di mi piace, deciderò di continuarla o meno. Inoltre vi ricordo due cose importanti. La prima è che potete iscrivervi al mio secondo canale, perché ci sta che quando inizi il calcio e tutto quanto, la carriera non riesca più a portarla, e quindi ve la porterò su Sequel Calcio 2.0. Inoltre non so, perché potrei anche portarla su Twitch, ci sto pensando, visto che comunque me la chiedete spesso, potremmo fare qualcosa in diretta, e quindi fatemi sapere che ne pensate, se vi potrebbe piacere o meno. Detto questo, inoltre vi ricordo che potete anche abbonarvi, allora non l'aveste già fatto, c'è un'altra carriera, quella con la Roma privata, che vedono solamente gli abbonati. Ok, allora eravamo arrivati a questo punto qua. La nostra formazione è questa, bene o male la conoscete, abbiamo mandato a seguire un po' di gente per gennaio, e noi giochiamo ovviamente contro il Bolton. La classifica parla più che chiara, siamo sesti, 13 partite giocate, 27 punti per noi, il secondo ce ne ha 31, quindi siamo tutte là, non è che visti granché. Dallo stadio Chic Like Amica de Heidi si gioca Bolton Stevenage, tra l'altro Bolton avversario nobile di caduta, ma avversario comunque molto insidioso. C'ho un po' paura, vi dico la verità, ma noi giocheremo ragazzi per cercare assolutamente di portare a casa i 3 punti. Occhio, Maldini guarda verso destra, ammazza che... palla di merda, Maldini. Velasco rientra e poi sbaglia. E poi sbaglia. Cazzo, non è cascato in testa. Ma che cazzo ha fatto il portiere nostro? Santi Dio, che paura. Vai, ripartiamo, se io fa mora mi sento male. Ma poi nessuno che avanza. Ma dove sono i miei compagni? Eccolo. Eccolo. Gori. Ma che cazzo? Ma che cazzo, Gori, cosa ho combinato di nuovo? Gori per Loder, Loder, attenzione a Loder, calcia! Fuori, dai che glielo facciamo, secondo me siamo più forti ragazzi, secondo me siamo già una squadra da, non dico da Premier League, ma da Championship, sì. Pitu per Maldini, Maldini per Loder, ancora per Maldini, niente da fare. Oh, sto sbagliando tantissimi passaggi. Eh no, la perde ovviamente List, ho fatto subito una cosa molto buona, ma... Allora, comunque Loder c'ha passaggio, quanto c'ha? 8! Quanto a passaggio Loder, cioè, dentro la grande casa dei passaggi dove si insegna a passare il pallone, Loder sulla porta c'ha la faccia tua, ho scritto tu non puoi entrare. Fine primo tempo, siamo 0-0 in quel di Bolton. Peccato, perché stiamo giocando secondo me piuttosto bene, abbiamo fatto diversi tiri. Comunque List non riesce a superare un avversario che sia uno, non gliela fa proprio. Lui ci prova, non è che non ci prova, ma non gliela fa. List, ecco, gli hanno tolto il pallone, appena la blocca gliela tolgono. È leggero, è frivolo. Vai che ripartiamo. Cambia parte, dai List, vai List, c'è tutto davanti, tutto il tempo per fare qualunque cosa, List, ecco. Io non ci posso credere. Metto coda per Maldini, sposto Loder dietro coda. Dai coda, sbloccacela tu. List, finalmente qualcosa di buono, cazzo, List. Pollock per Romagnoli, raga, manca un quarto d'ora, lancio per Biabiani, la tiene Biabiani, dai Biabiani, mettila dentro, spazzata fuori, è nostra però, Gori, di prima intenzione per Loder, ancora per Gori, giocala di là, porca la troia, porca. Raga, probabilmente l'ultima azione della partita, giochiamo largo per NG, guarda subito come arriva questo. Certo, si vede proprio che siamo saliti di categoria. Palla in avanti per List, te prego, una cosa buona. Una, vinci il contrasto, List, bravo. Qualcuno viene d'apporto, che questo non ha fatto più di 10 secondi. Gori per Gilmour va per vie centrali, c'è Costa, non posso tirare con Costa, infatti la perdo, ripartono loro. Occhio, raga, 2 minuti di recupero e stanno loro in attacco. Guarda se devo smadonnare proprio ora, palla dentro, ecco, lo sapevo, FIFA è questo, raga. Sempre, nei minuti di recupero l'ho detto, avanzano nei minuti di recupero, prendi gol. Io non gliela faccio più, ma lo sapevo. Sempre così, guarda, ti pare che non mi anticipa il difensore e fa gol. Hai presente la maledizione della 9 di Inzaghi al Milan? Ecco, tu immaginati quella, ma moltiplicata per 100. Sempre così, oh.
Sempre così. Finita. Perso. Evviva, evviva, ho perso. Ho perso, gli ho rotto il culo, ma ho perso. Allora, questa simulata in casa. Quanto cazzo rosico. Qua metto Digby che mi ha chiesto di giocare. Allora, giochiamo così, dai. Giochiamo così, questa va simulata contro il Southend. Speriamo di vincerla. Regà, rosico come un suino. 2-1 abbiamo vinto, meno male. Ha segnato Maldini, ha segnato anche Casadei, tra l'altro, che l'ho lanciato, meno male. La prossima volta invece l'Ista lo lancio proprio. Ehi, mister, la ringrazio. Prestazione autorevole di Digby, bravo. Mi dispiace solo che non sia più capitano. Ok, c'è da capire cosa bisogna fare con il Barton. Fatemi vedere. Tocca simulare. Dai, raga, fate cappelle. Come ho fatto prima io quando ho giocato. Qui se non fa 0-2, bella roba. Wagnoman è l'ista. L'ista solo quando simulo va messo. Solo quando simulo dove mette l'ista. Ma non è cattiveria, eh. Però, mister, se non decidi di mandarmi in campo, io spesso sarò costretto a ripensare il mio futuro qua. Ma hai giocato le ultime due da titolare e l'altra t'ho messo a mezz'ora dalla fine. Mi spieghi che cazzo vuoi? Vediamo un po' che si va simulando. Ecco. Benissimo, evviva! Quella si è rotto pure Pollock. Ma moltiplicata per 100. Non stiamo seguendo i piani. Che vuole questo? Ma perché sta settimana tutti a me? Non stiamo seguendo i piani. Fai 20 milioni. Con che cosa li faccio 20 milioni? Io questi comunque ne sopporto più. Offerta per il prestito di Riccardo Costa. Io ovviamente accetto. È saltata. Bene, Costa rimane. Ma moltiplicata per 100. Bristol Rovers, ragazzi, quinta in classifica. Questa si gioca. Raga, comunque il mio overall sta andando a picco, ma io non capisco che cosa devo fare, sinceramente. Dallo stadio tu sarai la forza mia, la tua strada è il mio domani, la sola il mio mi specchierò. Si gioca Stevenage Bristol Rovers. Ovviamente quello è lo stadio del Bristol Rovers, l'avrete riconosciuto senz'altro. Casadei, palla per Loder, attenzione Loder, uno e passala. Cazzo, troppo presto. Pallone ancora lì, spazzato. Coda, si gira e tira. La parata del portiere. List, ragazzi, c'ha palla al piede. Io non ci posso credere, non l'ha ancora persa. Palla dentro, il pallone è lì. Mezza rovesciata di Casadei. Ma non potevi tranquillamente tirare senza dover fare una mezza rovesciata, cazzo. Sì, ora quello che palla ha preso. Ma che sta a giocare? List, cerca il compagno, lo può trovare il Loder. Poi alla fine capitombolo sui piedi di Gilmour. Coda per Loder. E che cazzo, ma come fanno a prendere tutte? Santa la madonna. Oh. La tira a destra e il difensore va a destra. La tira a sinistra e il difensore va a sinistra. Ma santi Dio. Casadei. Quanto mi piace, ragazzi, giocare con Casadei. Mamma mia quanto mi piace. Eccolo, Casadei, di nuovo lui. Veronica, rientra. Vada in avanti, Loder, palla per Gori, deviata, Coda, Casadei, Loder. Fate superare Loder. Chiedelo per Gori, il pallone per Coda. Tira una sleppa, niente, l'ha presa. Ma chi è? Buffon, c'hanno un Buffon, loro in porta. Palla dentro, sfonda tutto. Niente, ma che sfondi, oh? Un po' mi rode il culo. Mi sta rodendo il culo Casadei. Pollock per Casadei. Casadei per Gilmour. Gilmour, metà dentro. Due ore per metà dentro, Gilmour, cazzo. C'è Loder, il loro portiere è Superman. La dà anche perfettamente al difensore. Poi finisce il primo tempo. Niente, sto smadonnando. Secondo tempo, raga, secondo tempo. Dallo stadio quello di Marco Carta. Il Cart Lane. List rientra, Loder in avanti per Coda, l'ho visto. E ti pareva che quello non capiva che avrei fatto quella posta e sarebbe andato lì in anticipo. Porca la troia, porca, se ti prendo ti incinto. Loder, dalla in avanti per Coda. Ridalla indietro per Loder. Ridalla ancora in avanti per Coda. Ciao. Niente, l'abbiamo pure perso. Wagnoman, list. E parti, list, già mi ho rotto i coglioni. List. Metta dentro, list. Niente. Gori, palla per Loder. Mamma mia. Attenzione, Coda. Gilmour metta giù. Palla dentro, tiro murato. Gna, faccio più. E lui quello la spazza fuori da solo. Ma siamo alle comiche. Casadei, metta dentro, palla dentro. Il portiere la butta fuori. Ma ti droghi, Loder, l'hai visto? Hai visto Coda, non fare cazzate, dalla Loder, eccolo, Loder, calcia, palo, ho preso il palo. Ma moltiplicata per 100. Ho preso il palo. Casadei, Gilmour in avanti, oh quella era fallo, Arbero, Loder. Oh vabbè, ma allora incintameli tutti. Romagnoli,
Romagnoli, uno che gli viene a dare una mano. List, vede davanti Loder. Loder non te fa levare il pallone. Che cazzo, Loder mio, mamma mia. Rimessa laterale. Oh, stiamo giocando in discesa. Stiamo giocando in discesa, io non ci posso credere. Wagnerman, porca troia, fuori in gioco. Loder vede davanti List, la mette dentro. E la palla è ancora lì. Non perderla, che schifo di palla. List per Wagnerman. Wagnerman in avanti. Porata indietro per List. List la dà per Gilmour. Gilmour in avanti. C'è Loder, tiro murato. Ti pareva che non veniva murato? Ti pareva che lui non sapeva che avrei tirato all'improvviso? Si è rotto pure coda. Quella. Come fa a essere loro? Scusami. Ma moltiplicata per 100. Come cazzo fa a essere loro? Ma che stai scherzando? Ma stai scherzando, spero. Spero tu sia ironico. Palla per List. Palla, un tocco in metà dentro. Eccolo. Dentro. Tiro. E ho fatto gol. Fuori gioco. Non ce la faccio più, a me mi ricoverano. Era fuori gioco, di quanto? Io non ho parole per descrivere in questo momento. Santi Dio, palle avanti, giocala dietro, non la perdere. Loder, occhio, Casadei. Gilmour, Gori, niente, me l'hanno levata, è finita ragazzi, è finita 0-0, niente, oggi un mostacco, oggi non è proprio il giorno di giocare, ci posso fare niente, angulo, piadander culo, simulo questa ragazzi e poi chiudo la puntata, comunque veramente oggi le madonne sono volate, come faccio ad essere a 71 adesso? Come cazzo è possibile che sono a 71 e non ho parole? 1-1. Biabianieri sbaglia di rigore all'81esimo. Santi Dio, Biabiani. L'MK Dons. Ho simulata pure questa, allora la simulo direttamente oggi. Dai. Sì, abbiamo vinto 3-1. Gori e doppietta di List. Ve l'ho detto, raga, List quando si simula, List è un fenomeno. Nedelev, sto attraversando un buon momento. Ci penserò. Dai, mettiamo Nedelev. Tra l'altro dobbiamo simulare anche con il Colchester, ovviamente. Stiamo giocando un altro ogni 3 giorni, i nostri sono morti. Simuliamo Colchester, vediamo che si fa. 2-0, Pollock e Loder, bene così. Mister, sarò franco, il poco spazio che mi sta concedendo sta danneggiando la mia carriera. Vorrei esserci tutto per giocare di più, la prego di accontentarmi. Non sei stato all'altezza, santi Dio. Cioè, ma mi spiegate una cosa, scusate, A Brosa, coda, molto scontento, tra l'altro sceso, ha giocato 18 partite. Per farvi capire, Biabianini ha fatto 25 Pitu 15, Nedelev 14, Maldini 11, Gori ne ha fatto 21, il nostro titolare Gori, Figuera ne ha fatte 16, Wagnerman 15, NG ne ha fatte 11. Mi spiegate perché questo ci rompe i coglioni? Perché io sinceramente non riesco proprio a capirlo. Tra l'altro List ha fatto 13 gol e 6 assist, ma quando mai? Vediamo se Lincoln si trova in alto, toccherebbe simulare pure questa, se non finiamo più sta puntata oggi. Niente, Lincoln in zona retrocessione, simuliamo anche questa. Ma poi la cosa che mi fa sinceramente ridere è che Coda era rotto, perché nelle ultime 5 partite quando è stato rotto non l'ho messo, quando non è stato rotto l'ho sempre fatto giocare, eppure rompe comunque i coglioni, è pazzesco, è un cagacazzinato. Tanto abbiamo vinto 0-3 con Lincoln, Loder e doppietta di Pitu, grande Pitu. Detto questo penso che la puntata si possa anche chiudere qua, nella prossima ci sarà il Bolton in coppa, sono curioso un attimo di guardare la classifica. Ecco, allora siamo settimi, abbiamo 44 punti, non bene, però il secondo posto sta a 51, volendo si può anche fare, volendo proprio. Tra l'altro notavo che squadre che sono venute su conno tipo Swindon Town è quasi, non dico spacciato, ma sta nella merda. Il Salford sta a 22 punti. E poi qual era che era venuta su conno? Il Colchester, che comunque sta facendo peggio di noi perché è 12esima e abbiamo appena battuto. Quindi io sinceramente mi aspetto grandi cose. Detto questo, questa puntata finisce qua. Fatemi sapere la vostra, mi raccomando, con un commento qua sotto. Vi invito come sempre ad iscrivervi a questo canale qualora non l'aveste già fatto, a lasciare tantissimi mi piace qui sotto. Fatemi sapere secondo voi come potrei migliorare questa mia situazione. Uno, perché non faccio gol, due, perché l'overall è così basso, soprattutto 3, perché Coda mi ha rotto i coglioni in questo modo. Grazie per aver visto questo video. Buon ciao all'Alene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.